anni. Quanti anni hai? 37. Lavori in Fiat? Da 15 anni quasi. Operaio, Operaio? Quale reparto, quale zona? sono al montaggio da un paio d'anni, prima ho lavorato in lastratura. È duro il lavoro a montaggio? Sulle linee sì, non sono un addetto alle linee, però sulle linee Birra hai la fortuna di non lavorare alla linea. sì, attualmente. Sei iscritto a qualche sindacato? Cobas. Per caso sei delegato? Da quanti anni che sei iscritto ai Cobas? Da un bel po'. Come mai ti sei iscritto ai Cobas? Oggi Ciao si Sonia. mangia bene. Perché secondo me sono. Guarda, io ti dico la verità, cioè io non credo tanto alle bandiere di per sé, credo alle persone. E ho trovato nel gruppo dei Cobas delle persone come si deve, dei delegati fantastici che sanno quello che fanno, non ti prendono per il culo, e quindi sono quelli i motivi. Non è tanto la bandiera Cobas, ma le persone Cobas. Ma ci sono persone valide negli altri sindacati? Persone a livello di operai magari sì, ci possono anche essere, a livello di delegati è abbastanza triste, secondo me, la situazione negli altri sindacati. Si salva magari qualcuno della fiamma proprio se, a voler essere buoni, ecco. Però a livello pratico riescono a gestire diciamo, i diritti dei lavoratori? Ma credo che insomma, la dimostrazione sia il fatto che siamo qua, che insomma c'è stato un referendum che non tutto è fuorché qualcosa che difende i diritti dei lavoratori, e il sindacato ti diceva di votare sì. Non tutto il sindacato magari, però questo è il sindacato in Fiat e in Italia oggi, quindi. Tu sei molto giovane, no? Se come sembra la Fiat non aprisse, quali sono le tue, o cosa pensi tu del tuo futuro? La mia prospettiva non so nemmeno dirti io quale sia, nel senso che, guarda, io ho una ragazza che vive in Friuli Venezia Giulia, quindi sicuramente mi trasferirei là, su quello non c'è dubbio. Se dovesse chiudere, inizierei anche a fare cose che adesso non faccio, tipo accetterei lavori di 3 mesi, di 6 mesi, cosa che adesso ovviamente preferisco avere un lavoro fisso, per quanto mal pagato, visto che c'è la cassa, però non, ecco, non mi muovo sotto quel punto di vista lì. Se invece dovesse chiudere, sicuramente inizierei a muovermi. Sì, lavora soltanto, ha soltanto un Quindi part-time. anche lei precaria. No, è fissa, però è solo un part-time, quindi guadagna quello che guadagno io in cassa integrazione. Intendo dire, però è part-time scelto da lei o perché non ha avuto altre possibilità? Part-time perché.